Ricordiamo Giovanna che da Scia con le Stelle poi partirà un altro progetto delle Stelle, ovvero sia le Stelle a scuola. Andrete in vari istituti della regione Friuli Venezia Giulia, partendo da Trieste, a raccontare un po' quella che è la vostra avventura di vita come atlete professioniste. Esatto, è stato deciso di, per fortuna con il supporto della regione, di riprendere questo progetto che era iniziato anni fa e che secondo me era molto interessante, perché abbiamo ricevuto un feedback molto positivo da parte dei professori, delle scuole, ma anche dei ragazzi stessi. L'idea è quella di portare la nostra esperienza, di instaurare un dialogo con i ragazzi e farli, tramite la nostra esperienza, magari togliere qualche dubbio, qualche perplessità sul fatto di poter veramente intraprendere un percorso sportivo senza accantonare quello scolastico, che secondo me è una cosa che va spiegata e va sin dai bambini più piccoli, perché ad oggigiorno l'età dell'agonismo inizia sempre prima ed è giusto che sia la scuola aiuti i ragazzi a fare sport, che se i ragazzi facciano sport senza allontanarsi dalla scuola. Siamo con due dei quattro testimonial di Scia con le Stelle 2017, i due freestylers della squadra azzurra, atleti olimpici, pluricampioni italiani della disciplina delle gobbe. Alla mia sinistra Jackie Giacomo Matiz, alla mia destra Walter Bormolini. Allora Jackie, bellissima giornata sugli sci, 260 bambini che approcciano il mondo degli sport invernali in una città di mare come Trieste. Beh, una cosa fantastica, e speriamo di questi 200 ragazzi almeno una buona parte continui a sciare e magari che diventino freestyler come noi. Ricordiamo che Jakey è anche istruttore, quindi cerca un po' di avvicinare i bambini anche al mondo del freestyle. Ricordiamo ski cross, che sta prendendo veramente bene anche a livello italiano. Beh, sicuramente queste nuove discipline sono più interessanti, diciamo così, e i ragazzi vogliono divertirsi di più e trovano nel freestyle, in tutte le discipline del freestyle, un divertimento e c'è sempre più numero per i ragazzi. Speriamo di trovarne sempre di più e magari di trovare qualche campione. Walter Bormolini, Valtellina, Livigno, per farvi un esempio, grande tradizione, grande scuola per quanto riguarda il freestyle negli ultimi 30 anni. Sì, Livigno è storicamente una meta di freestyler, infatti siamo sempre stati tantissimi. È bellissimo questo impianto, comunque, tornando qui, perché ho detto anche al presidente prima, è una possibilità per i ragazzi di città di avvicinarsi allo sci, che è fantastico, perché è un modo soft di avvicinarsi allo sci senza il trauma magari iniziale della neve, del freddo, e qui c'è la possibilità veramente di far iniziare tanta gente a questa disciplina che si sta perdendo un pochino. Ed eccoci con le due testimonial di Scia con le Stelle 2017, alla mia sinistra Daniela Merighetti, alla mia destra Lucia Mazzotti, due ex atlete di Coppa del Mondo di sci, grandissime campionesse, ed eccoci qui. Allora Dada, la tua seconda presenza qui ad Aulisina per Scia con le Stelle, 260 bambini, la festa si può dire è riuscita. Sì, assolutamente, già l'anno scorso mi ero divertita un sacco, quindi quest'anno ho accettato l'invito molto volentieri, è uscito anche un bel sole quest'oggi, i bambini erano entusiasti, quindi meglio di così non poteva andare. Lucia, e ovviamente Daniela e Lucia sono anche inserite all'interno del gruppo dei maestri della scuola di sci di Aulisina, e un po' abbiamo visto l'espressione dei bambini che hanno visto, oltre a chiedervi gli autografi, hanno visto in pista insieme ai maestri due stelle come te e Daniela ad insegnargli un po' quelli che sono i primi principi, approcci con lo sci. Sì, ho visto i bambini veramente divertiti e il sole ci ha aiutato ovviamente, e devo essere sincera, la mia prima volta sulla pista di plastica, dopo aver fatto tanti chilometri sulla neve, devo dire che mi sono divertita anch'io a sciare sulla plastica. Siamo con il presidente dello Sci Club 70, Roberto Andreascic. Con Scia con le Stelle nasce un progetto molto importante tra lo Sci Club 70, il Comune e il CONI. Non poteva iniziare in modo migliore con un open day, un tempo meraviglioso, una dolina splendida nel Carso Triestino. Oggi con le Stelle Olimpiche abbiamo dato il via a una stagione autunnale in pista di plastica, dove vedremo e vedranno passare centinaia e centinaia di bambini delle scuole dell'infanzia di Trieste, del comune di Trieste, e centinaia e centinaia di bambini delle scuole elementari, sia nello sci alpino e sia nello sci nordico.